Irresistible, eccola qui, era il titolo di questo brano con la Stefanie di Monaco e quindi salutiamo anche Alberto che ha richiesto questo brano del 1986. Ottima scelta, siamo nel bel mezzo di questi mitici anni 80 e li vogliamo affrontare questa sera, naturalmente non da solo con Gianluca che risponde alle vostre telefonate e mandiamo in onda soltanto i vostri videoclip, ma con dei veri esperti di questo argomento e ho l'onore di avere qui in studio con me questa sera niente poco di meno che gli Atelier Folie. Buonasera. Ecco. Squillino le Sì, squillano le trombe. trombe, rullo di tamburi, creiamo un po' di attesa. Eccoli qua. Allora, Gianluca. gli Atelier Folie e beh, DJ Rago, io lo ritrovo molto Ma infatti volentieri ci siamo dopo visti. poco tempo. Sì, ormai siamo amici di vecchia data, Sì, è sì, passato sì, un sì. mese. Amici di vecchia data, no proprio, però insomma, sentiamo. Ah, ok. Ah, perfetto. Andiamo subito con il video. Ok, allora, come già anticipato, quindi abbiamo come ospiti gli Atelier Folie, per loro tante domande e naturalmente in compagnia di questi artisti che hanno fatto la storia della musica e hanno delle caratteristiche molto particolari e singolari, perché anche un loro brano sicuramente lo ricorderete perché è celebre sigla di un programma televisivo e naturalmente avremo la possibilità di riascoltarlo insieme. Io vi invito a questo punto anche a chiamare non solo per fare delle richieste musicali, ma anche per porre dei quesiti a loro, perché davvero abbiamo così la possibilità di chiedere direttamente ai protagonisti qualcosa relativamente alla loro produzione musicale e non solo, proprio chi ha vissuto quell'epoca. Ma dicevamo con l'amico Rago, che è stato recentemente qui quando abbiamo ospitato qui in studio Fernando Bruno. Che Che salutiamo, salutiamo salutiamo Fernando, Fernando, nostro esatto, mentore il mitico Pigmalione. Fernando che vabbè, ti dà la possibilità di esibirti Sì, certo, ancora di nel suo locale, divertirmi di divertirti, soprattutto, è quella la eccetera. cosa più Quindi importante. il suo mitico locale di Milano, dove funziona alla grande ancora questo genere musicale, Sì, funziona direi. questo revival. Questo revival, questo appuntamento che se non mi sbaglio, il locale è aperto tutta la Aperto settimana. tutta la Poi settimana. concentrato, diciamo, nel fine settimana c'è il clou degli Sì, venerdì e eventi. Perfetto. sabato si riempie. Ma questa sera che non sei da solo, ecco, DJ Rago fa parte degli Atelier Folie. Chi hai portato questa sera? Io ti DJ affido la Farina. presentazione, chiaramente, del collega. Niente poco di meno che DJ Farina, poi Oh, tirato dentro da DJ a diventare componente della mitica band. ecco. Ecco, la mitica band. Parliamo di numero di elementi, eccetera, di esordi. Ma guarda, siamo sempre stati in due. Sempre un duo. Sì, perché la cosa è partita così, lavorando in radio, la sera c'erano già sei primi strumentini elettronici, Moog, poi lui suona tutto. Io ero Ma questa sempre in fortuna. studio a registrare, a schiacciare. Lui arrivava e diceva: mi è venuta in mente una Sì. canzone, Ecco, presto. E quindi si viveva in radio praticamente, in studio. di che anno stiamo parlando e di quale radio all'epoca? Stiamo parlando degli anni 80 80. e di Radio Peter Radio Peter Flowers. Flowers. Sì, C'è un credo. anno d'esordio vostro preciso? Anno d'esordio nell'83, come Atelier Folie. Però ci siamo fatti le ossa prima con la dance italiana, la famosa Italo Dance, Sì. no? E quindi da lì poi piano piano abbiamo fatto un salto di qualità, non che non ci piacesse Quindi la dance. 83. Sì. Sì, 83, 83. 83. E bene, le vostre produzioni, noi sappiamo, l'ho anticipato prima perché c'è questo titolo importante, no? Che è stata sigla televisiva e Sì. sappiamo che quando si arriva poi ad avere una possibilità del genere, quindi diventare sigla di un programma di grande successo, è chiaro che i contatti poi arrivano. Com'è Certo. andata? Com'è la storia di questo brano? La storia di questo brano la racconti Vai, tu? vai. Vada, Rago. La storia di Un po' per uno. Sì. Va bene, dai. Io racconto i particolari tecnici. Va bene. Ok, no, la storia di questo brano Sì. è tutta da ridere, perché praticamente avevamo fatto un EP sul genere dandy romantico, no? Stile, cosa ti posso dire? Roxy Musical Brian italiana, no? Ferry. Brian Ferry, Sì. quello era il punto di riferimento. Quindi un Poi, intero album. no, No, quattro quattro pezzi. pezzi. Quattro pezzi, fra l'altro proprio confezionati bene, con tanto di copertina, proprio non è mancato nulla a questa produzione, se non che per divertimento ne abbiamo fatto uno come invece sarebbe piaciuto a noi nel senso più Senza selvaggio del seguire genere, sì, capito? le Cioè lì vie c'era la classe, discografiche. cioè dall'altra parte no, volevamo picchiare un po' duro, tipo New Order. E quindi loro avevano fatto Blue Monday, noi su quella falsa riga lì abbiamo detto, beh, facciamolo tipo quello che fanno loro, queste
cioè questa elettronica dura, però un pochino più commerciale. Ironia della sorte, qual è stato proposto? Quello. Questo. Certo. Ma la cosa bella è che il regista, quando lo sentì la prima volta, disse: ma che cos'è? La colonna sonora di un film di Sartana? Perché c'erano questi chitarroni western, queste cose qua. In effetti il regista aveva detto: mi piacciono i chitarroni. Famo la sigla. Mi piacciono i chitarroni. Allora avete accontentato anche il regista. Sì. Se sei d'accordo lui, tutto va bene. No, e poi insomma... Abbiamo avuto ragione un po' tutti perché è stato gradito, ha funzionato. E... Ecco, a livello di numeri possiamo dire qualcosa? Ma ti dico che in Italia un bel 90.000 li abbiamo fatti. Poi c'era molta esportazione. Penso che mettendo tutto assieme, considerando i tempi e considerando che era il primo disco, diciamo importante, un 130.000 li abbiamo fatti. Perfetto, quindi Europa, si parla di Nord Europa, Francia, Germania. Sì, ma infatti adesso lo zoccolo duro dei nostri fan è Scandinavia. Ah, addirittura, sempre più su. Finlandia, Danimarca, Olanda, ci amano. Perfetto, allora... Noi abbiamo avuto anche, tra l'altro, nella storia di questo programma, dei contatti anche proprio da questi paesi, attraverso lo streaming, attraverso internet, quindi io lo ricordo, www.trstv.it. Allora non si amano il genere. Amano questo genere, quindi potrebbero essere davvero davanti allo schermo di un computer, chiaramente non davanti al televisore. Detto questo, quindi dal punto di vista tecnico invece abbiamo scoperto che questo esordio è stato così, quasi casuale, perché puntavate su altri brani e invece... diciamo la pecora nera di questo disco è diventato poi un successo. Esatto. Sì, 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 sì. E anche qui abbiamo utilizzato delle tastiere, dei sintetizzatori che allora in pochi avevano e quindi le sonorità erano una novità. Erano nuove. E di questo ti occupavi tu direttamente? Sì. Ah, io fuso due batterie elettroniche per fare No Rain, No Reason. Ah. Perché quando c'è il break, c'è la memoria di una, è scoppiata, non dovevo prendere un'altra e riprogrammare tutto. Comunque esperimenti veri e propri esperimenti. Molto sperimentazione. Anche i bonghi che ci sono sotto, che sembra il ticket-tac di un orologio, ho detto, ma proviamo a metterli con quell'effetto. Messo in una macchina degli anni 50 che usavano. No, era una macchina staccata nello studio. Perfetto, allora, visto che il nostro programma, come sapete, funziona bene se c'è il pubblico che reagisce, che interviene e che fa le sue richieste. Come avete sentito prima dietro le quinte attraverso le telefonate, ma arrivano anche tanti sms, arrivano le email. Io vi voglio coinvolgere in questo messaggio, lo leggo insieme a voi, poi voi potete fare questo commento, perché è arrivato poche ore fa e quindi non direttamente in questo momento, ve lo leggo. Vorrei prenotare, se possibile, qualche video da mandare in onda per la serata speciale 80, quindi sapendo che questa sera ci sarebbe stato lo speciale 80. Mi chiedo... Perché trascurate un po' il lato italo disco high energy di quegli anni, essendo un genere storicamente importantissimo? A parte giustamente i pezzi in cui non esistono videoclip, la super Eurobeat anni 90 e non la dance. Mi piacerebbe tanto vedere almeno uno di questi video e fa un elenco. Ken Laszlo, Hey Guy, Tonight, Buonasera, Ciao Ciao, oppure Phil Oakey, George Moroder, Together in Electric Dreams, Video Kids... Ecco, cosa ne pensate di questi brani? Cioè, questo è il vostro piatto forte? Era proprio la vostra epoca oppure... Beh, è diventato un piatto forte nel tempo. Sì. Mm. Perché la cosa è veramente partita per ridere. Riguardo l'Italo Dance, che è un altro discorso rispetto agli Atelier Folie. Certo. Sì. Perché c'era questo imprenditore, a cui vorrei fare un grande saluto perché purtroppo ci ha lasciato, grande stima Severino Lombardoni, che è stato il creatore con la Disco Magic, di questo genere che poi è diventato importante in tutto il mondo. E noi siamo stati il primo disco. Il primo disco di questa etichetta. Quindi, a maggior ragione. E della Disco Magic. E lui ha dimostrato che in effetti l'Italia poteva essere un'alternativa nel discorso disco e dance. Quindi ha la sua importanza. Però è saltata fuori dopo questa importanza. Certo. Esatto. Ma io voglio dire poi a questo telespettatore che in effetti non è poi tanto trascurata dal nostro palinsesto. È anche vero che in questo periodo si sta lavorando molto sull'archivio musicale e quindi molti pezzi vengono poi inseriti in orari diversi oppure alcuni brani sono assenti per un certo periodo ma poi comunque ritornano. Ci sono dei lavori in atto, dei passaggi così e quindi sicuramente verrai accontentato. Arriva. Ma noi, per esempio, questo Welcome to Rimini di Rick Fellini, noi lo vogliamo accontentare, quindi sarà il prossimo video andremo a vedere. Quindi, allora... Vedo che non c'è nemmeno il nome, tra l'altro.
ci ringrazia alla fine del messaggio, grazie in ogni caso, vada come vada, grazie. Beh, allora noi ti accontentiamo, anche se non leggo il nome, quindi non ti posso chiamare per nome. Comunque, Mr. X. Tu che ami Italo Disco, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, sei nella trasmissione giusta, mi raccomando, non cambiare canale perché sicuramente verrai accontentato anche in futuro. Ce la guardiamo insieme, questo Rick Fellini con Welcome to Rimini. Poi di nuovo insieme con gli Atelier Folie. E rieccoci qua. Allora, così si commentano anche un po' i videoclip che passano, la mitica Italo Disco anni 80, ma da questa postazione io vorrei anche ascoltare un po' di telefonate perché so che sono in attesa. Allora andiamo per ordine sulla linea 1. Pronto? Pronto, sono Stefania da Milano. Ciao Stefania, bentornata su Evergreen. Grazie. Ti salutano anche gli ospiti di questa sera. Ciao Stefania. Che sono milanesi come te. Ah, ecco. Sono di Milano. Dimmi Stefania. Sì, per questa sera vorrei ascoltare Vicky Benson con Easy Love. Sì. Abbiamo qualcosa da commentare su questo brano. Chi è lui? Ripeti bene la tua richiesta. Easy Love, il titolo? Vicky Benson, Easy Love. Ragazzi, Vicky è Benson. Il secondo pezzo di stasera che non conosco. Stasera sto prendendo... va bene così. Bellini già mi aveva... Un po' spiazzato. Imparo. Le riscopriamo insieme con la trasmissione di stasera. Sono curioso. Anch'io. Allora, grazie Stefania, beh chiaramente il saluto lo allarghiamo a tutta la famiglia che so che è sempre numerosa. Sì. Ok? Grazie a voi, ciao. Grazie a te, buona serata Stefania. È un'assidua telespettatrice e a noi fa molto piacere. Pronto? Buonasera, sono Clamor e chiamo da Pavia. Buonasera, bentornato Clamor. Buonasera. Ci dica tutto. Allora, giovedì scorso avevo chiesto una canzone dei Pink Floyd, però fa niente, adesso lo chiedo ancora, però... Pink Floyd, ma tra l'altro c'è già una richiesta per i Pink Floyd, magari, questo se è doppia. Ma però volevo chiedere una canzone degli U2. Degli U2? Sì. Ma io prendo nota, Clamor. Noi cerchiamo sempre di accontentare il più possibile, poi sai, questioni per di forza. Tempo, questioni di tante cose. Però Clamor, io ho preso nota per i tuoi U2. Va bene. Va bene? Sì. Grazie, buona serata. Buona serata, ciao. Ciao, grazie. Andiamo a sentire un po' chi c'è sulla linea 1. Pronto? Pronto, ciao, sono Biba. Ciao Biba! Che saluto squillante, siamo in famiglia. Siamo in famiglia, questo mi fa piacere perché la Biba conosce direttamente i nostri ospiti. La nipote. Quindi fate voi la telefonata con Biba, dai. Siamo qui. Vuoi ascoltare qualcosa? Tieni conto che ogni minuto costa un tot. La vostra canzone. La vostra. La nostra. Bene, in effetti la prossima. Ah beh, ci siamo, direi. Sono la nostra canzone. Allora, noi vogliamo sapere qualcosa di più su Biba. Allora, da dove ci chiama? Io sto... Allora, da Milano. Da Milano. E io sono la nipotina di tutte e due. Ah, beh sì. Artisticamente parlando. Eh sì. Abbiamo giocato in casa, ha detto, magari... Ecco. Magari non ci chiama nessuno, aspetta, avvisiamo un po' di parenti, il macellaio, l'ortolano, esatto. Sono tutti pronti. No, non andiamo oltre, quindi collabora, è amicizia. È amicizia, sì. Va bene così. Dai, grazie Biba per la telefonata. Grazie a voi, e siete mitici. Fino alle 10, non cambiare canale. Almeno canale. Tu. Chiamate. Ciao Biba, grazie. Era l'ultima telefonata questa, per il momento. Quindi abbiamo raccolto ancora qualche richiesta e torniamo sui vostri successi, perché la regia sa che il prossimo video che andremo a vedere non è un vero e proprio videoclip, ma è un insieme di... un assemblaggio di immagini. Di immagini relative alla vostra carriera musicale, ma come sottofondo c'è un mitico brano vostro. Sì, no, che poi, sai, riguardo il video, non c'era la tecnologia di oggi. Chiariamo questa cosa sui videoclip. Adesso un bel video lo puoi fare anche con una bella telecamerina digitale, addirittura c'è chi lo fa col telefonino, poi lavora in post-produzione, taglia, fai con... Ma una volta. Ma una volta ci voleva... 30 anni fa. No, ci voleva un budget esagerato. Sì. Quindi se lo potevano permettere veramente i grandi nomi. Quindi anche se questo poi è stato un successo, ma ripeto, un successo nel tempo, per cui chi pensava? Lombardoni, ma scherzi, il primo contratto l'ha fatto sulla carta quadretti. Sì. Ho detto Severino, voglio un contratto, ho preso la carta quadretti, ho messo giù due cose così ce l'ho ancora. E così è andata. E così è andata, figurati chiedere un video. Quindi dai, allora, io direi, se la regia è pronta, nonostante i telefoni stiano ancora suonando,
Possiamo vedere qualcosa? Innanzitutto ascoltare, perché sì, ecco, parliamo di questo brano che andremo a vedere, Electric Workers, Robot e Systematic. È la storia di un robot. Di un robot che alla fine, insomma, vuole uscire dal proprio ruolo. Ecco, lo stiamo guardando, ci siamo ancora con l'audio, lo chiudiamo per ascoltare. Bene. Eccoci qua, bene, bene, è venuto bene questo video. Sì. Questo insieme di immagini, insomma, ti trasportavano, esatto, molto elettroniche, chiaramente. E a proposito di questo brano, beh, naturalmente si diceva, quando un brano viene copiato, sì, c'è insomma una parte, diciamo, burocraticamente parlando non è il massimo, però è una, anche una soddisfazione da parte dell'artista. Ma a me è sempre fatto piacere, se ti devo dire la verità. Perché copie pirate, bootleg, perché comunque che arrivano dall'estero è una soddisfazione. Ah. Oppure il disc jockey che arriva famoso olandese. E in valigetta scopri che ha questo parte col, con questo pezzo. Con il tuo. Ma come? Però con copertina diversa. Sì. No, ma poi anche reinventandolo, aggiungendo parti. Per cui diciamo che l'hanno mantenuto vivo nel tempo. Gli hanno sempre fatto questo make-up che è andato avanti negli anni. E quindi a voi fa piacere. Noi lo rifacciamo adesso. Lo rifacciamo noi a questo caso. Punto. A tal proposito, guarda, addirittura... Questo ha la copertina giustamente fatta con lo stile dei tempi, è uscito in Olanda nel 2010. Dai, fallo vedere in telecamera così ci avviciniamo. Ed è stato riproposto ancora, quindi diciamo che... Eccolo qua. Ogni tanto viene ravvivato. Ogni tanto lo sforno, ci esce questo disco. Eh beh, dai, vuol dire che piace sempre, che nonostante gli anni e gli stili, eccetera, riesce sempre ad adattarsi. Esatto, questo, insomma, procura grande gioia, no? Certo, è molto importante. Allora, devo prendere ancora qualche telefonata, sì, perché abbiamo le linee già occupate, quindi noi rispondiamo al nostro pubblico, numerosissimo anche questa sera. Pronto? Pronto? Ciao, chi sei? Annalisa, da Cremona. Ciao Annalisa, un'altra affezionatissima. Ciao Annalisa. Annalisa. Stasera non sono da solo, si parla di anni 80. Annalisa, dimmi tutto. Avalon? Sì? Sì, Avalon, che mi sembra che sia del 1982, ma non so chi la canti. Sì, siamo lì. Sempre dall'inizio alla fine. Ecco, Annalisa, lei vuole ascoltare dall'inizio alla fine, non vuole perdersi... Non si può interrompere. Vanno a spiegare, ragazzi, sono più bello. Esigenze. Dai, noi ce la mettiamo tutta, Annalisa, grazie. Poi, scusi, no, un attimo. Sì, saluto mia mamma, mio papà, mio fratello, piccolo. Sì, va bene, un saluto a tutti. Età? E una settimana... No, e due settimane fa, l'8 marzo, compivo gli anni. Non avevi chiamato, l'8 marzo eravamo in diretta con due donne. Perché l'ho guardato di domenica. Hai guardato la replica, grazie Annalisa che ci hai ricordato anche che questa puntata va in onda la domenica dalle 10 alle 12 al mattino. Non perdete la replica. Ho festeggiato fuori a cena con mia mamma, mio papà e mio fratello. Hai fatto benissimo, viva le donne della tua famiglia Annalisa. E ancora auguri, dai. Certo, te li facciamo noi adesso, dai, un po' in ritardo. Valgono grazie sempre. A te Annalisa. Ciao, grazie. Buona serata anche Annalisa che ha fatto la sua richiesta. Procediamo con le telefonate. Pronto? Pronto, sei in diretta? Tocca pronto, a te. Ciao, sono Mattia. Mattia, da dove ci chiami? Da Bergamo. Da Bergamo. Allora, è la prima volta che ci chiami in diretta? Sì, è la prima volta. Ok, allora è molto semplice, devi farci una richiesta musicale che sia degli anni 80. Stasera vogliamo così. Va bene. Dimmi tutto. Vorrei ascoltare Hell's Bells degli AC/DC. Hell's Bells. Oh. Va, io prendo nota. Bello energico. Vai, Mattia. Ai giovanissimi piace. Io, quanti anni hai, Mattia? 15 anni. L'età del rock. Ti piace molto questo genere a quest'età. Grazie Mattia, alla prossima. Grazie a voi. Ciao, ciao Mattia. Va bene, un saluto a loro. Ciao. Molto bene, altre telefonate. Pronto? Salve, ciao. Sono Giorgio da Lentate sul Seveso. Ciao Giorgio da Lentate, dimmi tutto. Mi piacerebbe ascoltare Phil Collins Paradise. Sì, Phil Collins, Paradise. Va bene? Ok Giorgio, grazie per la tua richiesta. Il vecchio Phil. Grazie a voi, ciao. Ciao, buona serata, grazie a te.
E avanti, adesso abbiamo una chiamata ancora lì in attesa e quindi aspettiamo il numero in sovraimpressione, sms, email, eccetera, eccetera. Piccioni viaggiatori. Anche quello, anche le letterine. Pronto? Pronto, salve. Ciao, chi sei? Sono Gregorio da Milano. Gregorio, ciao. Allora, sono il nipote e il figlio degli Atelier Folie. Eccola, eccola. Qui scopriamo tutti i familiari. Il figlio degli Atelier Folie. Volevo salutarli. Ciao. Eccoli qui, guarda, ti stanno ascoltando. L'abbiamo fatto in due, il figlio degli Atelier Folie. Ciao. Ciao, Rago. Ciao, ciao. Allora, cosa vi unisce, chiaramente, oltre a questa è familiarità? È proprio tuo figlio, sì, questa volta è il figlio che balla e fa rap. Ah, quindi gli hai trasmesso. Quindi a 11 anni. Quando arriverà a 15 suona la chitarra. Si sposta anche lui. Suona. Hai fatto benissimo, ottima scelta avvicinarlo alla musica. Magari l'ha fatto da solo. Sì, avendo gli strumenti però, a disposizione. In giro. Va bene, Gregorio, grazie per la tua telefonata. Oh, visto che sei in diretta puoi richiedere un video anche tu. Allora... No, nessun video, grazie. Nessun video? No, vabbè. Noi guardiamo quelli degli Atelier Folie, allora okay. Anche lui tifa per voi. Non li so. Quelli degli anni 80. Dai. Grazie Gregorio. Ciao. Grazie. Ciao, buona serata. Ciao. Molto bene, allora andiamo con la musica e andiamo a ripescare la richiesta. Se ti dico The Cult Rain, noi The siamo Cult preparatissimi. Abbiamo guardato i dischi. Siamo, perché oltre a essere una richiesta che ci è arrivata attraverso il telefono, stasera siamo abbastanza euforici. Perché? Perché è primavera. Ah beh, finalmente certo. Siamo nella stagione giusta. Entusiasmo. Allora, mostraci la copertina. Abbiamo la copertina originale. E noi vi facciamo vedere che in tempo reale abbiamo trovato addirittura il disco esatto. Ebbene sì, la dedica è la richiesta arriva da Francesco di Lentate sul Seveso. Il titolo del brano è Rain e naturalmente questo brano vuole dedicare alla figlia Nicole. Quindi, noi siamo d'accordo. Noi siamo d'accordissimo, la vogliamo riascoltare, oltre che aver visto proprio la copertina di questo disco, abbastanza nera, molto nera, sì, perché quando loro piove caldo. C'è il nuvolone nero, chiaro. E quindi giustamente... Rain. Rain, vai regia. Rain, eccoci qui di nuovo in studio con i nostri ospiti questa sera, gli Atelier Folie, per affrontare ancora un bel po' di argomenti, di musica, eccetera, tutto ruota intorno a questo. Siamo naturalmente. Allora, abbiamo visto passare i video naturalmente richiesti dal nostro pubblico che può continuare a farlo attraverso i soliti metodi dell'SMS, della telefonata piuttosto che dell'email e anche sulla nostra bacheca di Facebook per chi fosse iscritto a questo sito. Allora, abbiamo visto passare anche alcuni messaggi dove chiedono un parere ai meravigliosi ospiti straordinari. Vi ha fatto un complimento molto importante. Allora, cosa ne pensate dei Depeche Mode? Io ho visto che il commento è positivo. Certo. Cosa ne posso pensare? Dai, un'opinione personale, un ricordo. Ma io penso innanzitutto che siano grandissimi, perché proprio nonostante gli anni sono sempre sulla breccia. Le sonorità. E se vedi Dave Gunn dal vivo è una cosa impressionante. Ha avuto i suoi trascorsi, come tanti come in quell'ambiente lì. Certo. Però la cosa bella è stata che il suo compare, il biondino che suona con lui in questo momento, mi sfugge il nome, quando facevo un po' lo stupidino, diciamo così, l'aveva relegato dietro, dice no, tu non fai il frontman, prima ti metti a posto. Poi dopo, recuperato, devo dire che ha acquistato un'energia che è una cosa eccezionale, vederlo dal vivo è veramente un'emozione. Quindi gli ha fatto bene questa cura, diciamo, sì, obbligata ma necessaria. Perfetto. Lui è scampato per un pelo, se no proprio strappato alla morte per i capelli. E poi abbiamo questo ricordo. Dai, sentiamo, c'è un aneddoto particolare. No, li abbiamo visti i ragazzini. Abbiamo suonato al cinema. La cosa che io mi ricordo però è proprio l'impatto sonoro di questi synth, che mi ricordo che questo synth si chiamava Arp, che ancora adesso quando senti i dischi è una sonorità pazzesca, perciò... Forza Depeche Mode, un gruppo numero uno. Dove non è mai esistito il basso, no, quello vero? No, solo elettronico. Bene, quindi insomma... No, grandissimi, assolutamente. Chiaramente avrete comunque preso degli spunti importanti, poi lavorando in una radio i dischi non mancavano. Certo. E quindi prendere idee oppure ascoltare, ma guarda, saper distinguere. Più che spunti riguardo loro, cioè diciamo la cosa bella è che eravamo sulla stessa linea, come se ci telefonassimo, perché a me è sempre piaciuto il rumore industriale.
Perché fra le altre cose ho commerciato anche degli acciai inossidabili. Quindi ecco, abbiamo scoperto un motivo. Guarda, ti assicuro, andavo in queste trafilerie, in queste trancerie. Tu lì ci sentivi della musica. Io sentivo della musica con bellissima. I ritmi, tutti. E infatti poi gli anni hanno dimostrato che quella che poteva essere una follia, un'esagerazione, in effetti è stata invece una nuova frontiera sonora. Pensa ai problemi che avevo io quando lui arrivava, dicevo in mente un suono, tipo vieni a sentire in fonderia, ma come in fonderia? Mi portava vogliamo a sentire... riprodurre questo suono e quindi la parte, diciamo... Smanetta. Ecco, smanetta. Schiaccia era lui. Smanetta. Era lui. Telefonate, telefonate. Spacca ok, bottoni. Dai, sentiamo chi c'è in attesa sulla linea 1. Pronto? Sono Valeria da Brugherio. Ciao Valeria! Ciao Valeria! Valeria di Brugherio, ci siamo già sentiti? Certo! Ah, ok! Io sono la tua amica di Facebook. Ok, perfetto. Allora Valeria, stasera anni 80, quindi vediamo se sei preparata su questo argomento con la tua richiesta. Sì, volevo... Pur essendo giovanissima Valeria, sentiamo, eh? Sentiamo, okay. Sentiamo, sentiamo, sentiamo. Sentiamo. Allora, volevo ascoltare Billie Jean, però l'esibizione della Motown. Come parli veloce stasera, è quasi da far fatica. Billie Jean della Motown. No, dai, così anche sia gli ospiti sia gli amici a casa riescono a capire bene qual è la tua richiesta. Vai con calma. Va bene, allora, Billie Jean, però l'esibizione della Motown. Ok, perfetto. Allora, Valeria, noi ti abbiamo messa in lista e speriamo qui entro le 22 di accontentarti. Sei in lista, ti faremo entrare. Ti faremo entrare sicuramente, certo. Mille. Ok Valeria? Sì, grazie. Grazie, buona serata. Ciao. Ciao Valeria, ciao, grazie. Valeria. E le ragazze che si interessano anche della musica di 30 anni fa, è questa cosa molto particolare. Pronto? Eccoci, siamo noi, siamo i fans. Questo ragazzi, è il fans ragazzi. Club, eh? Fans club. Avete delle richieste? Allora, allora, no, io ero già nel clima di festa, no. Attenzione, attenzione, abbassare il volume del televisore, altrimenti non riusciamo a capirci. Abbassate il volume. Richiesta musicale? No, no, vogliamo qualche nome innanzitutto, da dove ci state chiamando. Certo. La sigla di Disco Ring. La sigla di Disco Ring richiedono. Va bene, dopo arriva, dopo arriva. Dopo arriva, sicuramente stasera la mandiamo, la mitica sigla. Perfetto. Ok, niente... Ciao, 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 è un coro da stadio per noi. Va bene. Forza. Abbiamo distribuito qualche alcolico sì, prima di partire. L'avete distribuito voi, poi siete partiti. Certo. Allora, vediamo un po' se sulla 1 c'è qualcuno che ci aspetta. Pronto? Sì, pronto, ciao. Ciao, chi sei? Sono Betty da Milano. Betty da Milano, ciao Betty. Ciao Betty. Saluto gli ospiti, grande scelta dei Cult prima. Sì. Che sono riuscita a vedere anche live a Milano. Mi sembra Rolling Stone. Ah, c'ero anch'io, c'ero anch'io. Bene, bene, bene. Che anno era? L'anno non me lo ricordo. Qui il biglietto in casa, vi posso dire, lo sto guardando adesso, avevo l'ingresso 1323. Però, bel ricordo anche quello di conservare il biglietto. Certo. Allora Betty, cosa allora, vuoi visto rivedere? Che state proprio parlando degli anni 80, sì. Nonostante i Cult, a me piace tutta la musica dance. Certo. Avevo richiesto Gino Socio, Dancer. Dancer. Ok. Che è un gran pezzo veramente eterno. Anche gli atelier dicono di concordo. Sì. Dicono sì, di sì, concordano. Va bene. Grazie a te. Vi ringrazio, ciao. Grazie. Ciao, buona serata, grazie, grazie, grazie. Sì, non so. Allora, beh, visto che c'è ancora un'attesa, io direi prendiamo le telefonate. Pronto? Pronto. Ciao, chi sei? Buonasera, sono Wanda da Milano. Ciao, Wanda. Ciao, Wanda. Dimmi tutto. Per piacere, vorrei sentire Hey Joe di Willie the Will. Sì. Questo brano sempre richiestissimo su Evergreen, Hey Joe, l'abbiamo già sentito diverse volte. Grazie, grazie. Ah, con questo brano abbiamo sforato. Ciao. Grazie Wanda, grazie, grazie, grazie. Beh, insomma, lo diciamo, la raccomandazione, anni 80, mi dicono in tempo reale che qui siamo già nei 90. Come Mick DeVinci. E quindi stasera non so se ci stiamo dentro. Allora, detto questo, ho perso un po' il filo del discorso quando sono arrivate tante telefonate. Andiamo con il video che è meglio e peschiamolo tra gli SMS che sono arrivati, quindi non tra le telefonate. Andiamo quindi da Mirko di Villa Cortese,
che ha richiesto gli ABC con The Look of Love. Questo brano ce lo guardiamo adesso, ci guardiamo il videoclip e poi di nuovo in studio per un'altra ora in diretta. Speciale 80. Speciale David Bowie, mi raccomando, con gli speciali di Evergreen ogni domenica alle 20 e alle 24, naturalmente la replica dell'ora di videoclip uno dopo l'altro relativi ad un artista, e quindi David Bowie è il protagonista dello speciale di domenica. Domenica tra l'altro giornata speciale perché c'è anche la replica di questo programma, quindi chi si sveglia presto, relativamente presto, perché va in onda dalle 10 a mezzogiorno, questa stessa trasmissione viene replicata, lo dico anche agli ospiti che ho in studio, gli Atelier Folie. Prima, innanzitutto io so già quale sarà il prossimo video che andremo a vedere, quindi lì davvero scopriremo gli Atelier Folie che hanno fatto strage di dischi e anche di cuori, tra l'altro, all'epoca. Ma sì, insomma, qualcuno, come tutti. Come tanti artisti, diciamo, sì, che hanno avuto grande successo. Prima hai citato una parola fondamentale, hai parlato di follia pensando a qualche disco, non so. Ma volevo chiedervi proprio l'origine del vostro nome. L'origine? Sono curioso di sapere questa cosa. Atelier Folie è un misto tra la follia e la moda anche. E la creatività. E la creatività. Quindi è come se fosse il vostro un laboratorio, negozio, un laboratorio di follia. Sì, tu immagini un laboratorio dove oltre agli scampoli ci sono, sì, le idee, tutte belle, capito? Sono pezzi d'acciaio. Sparse, bisogna... un Difatti, po' questa è stata l'idea. Legato a questa cosa c'era poi un discorso di moda, infatti pensavamo anche a questo, un fatto di look, di linee, tutti gli abiti che avevamo. Ma io ho visto una copertina dove li disegnavamo noi, comunque. Sì, c'erano cose disegnate o certe prese in mercatini. E in mercatini riaggiustate, arricchite di particolari, cioè, che poi ho visto che questa cosa l'hanno fatto un po' in tanti. Quindi originali, diciamo. Sì, sì, anche lì molta soddisfazione. Innovativi. Molto bene, allora dicevamo sigla di questo disco Ring, ricordiamo l'anno preciso di uscita, perché poi è successo fino ai giorni nostri. L'83. E il motivo, c'è stato un motivo, a parte che l'abbiamo detto prima, perché il regista romanaccio dall'accento gradiva proprio questi chitarroni, quindi l'ha messo come sigla, ma c'è stato un motivo particolare per cui questo brano è diventato sigla. No, diciamo che è stato proposto, perché ai tempi, quando c'erano questi programmi, ogni casa discografica chiaramente spingeva il proprio certo, prodotto. E in questo, fra queste varie proposte c'era anche il nostro disco, grazie ai famosi chitarroni, si vede che il regista era anche appassionato di film di genere, no? Sì. The Western all'italiana, probabilmente ho unito le due cose, dicevo, siamo in Italia comunque, e quindi... Allora, noi stiamo già vedendo qualcosa, quindi io direi, chiudiamo il nostro audio e ascoltiamo No Rhyme No Reason. E rieccoci qui in studio, ecco, gli Atelier Folie, Atelier quindi eleganza, moda, follia, stile. Sì, 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 volevamo dare questo gusto. Però mi pare che, cioè, voi vi divertivate anche a fare tutte queste cose. Scherzi. Catapultato in questo mondo, sì, sì, sì. Diciamo. No, poi era bella l'idea, se avessimo avuto, insomma, dietro un'industria tessile abbastanza consistente poteva diventare anche una linea, sì, perché poi hai visto che tanti artisti hanno fatto sta cosa, no? Cioè Jennifer Lopez mi sembra ha la sua linea, sai quanti artisti hanno una linea da testimonial, poi si mettono, esatto, a produrre, sì, 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 eccetera eccetera. Allora, oltre alla sigla televisiva, rimanendo sempre nell'ambito delle televisioni, ma non solo, a livello di ospitate, cioè si girava molto negli anni Ottanta portando in giro il singolo nelle discoteche, come ospiti, come magari rassegne di ospiti, i luoghi dove siete stati. Un po' dappertutto. Quel filmato, quelle parti di filmato in cui era inserita la nostra esibizione dal vivo, ad esempio, era A Vota la Voce. Sì. Che tu pensi, non lo sapevamo neanche. Tanto è vero che la mia domanda, ho detto, ma abbiamo vinto veramente o avete pagato? Certo. Giuro che ho fatto sta domanda, mi hanno detto no, ci hanno avete premiati. Vinto veramente. Quindi non ce lo saremmo mai. L'ingenuità all'epoca non sai. Ma sì, proprio ci hanno detto, avete vinto questa cosa. Ma no, incredibile. Poi la targa ce l'hai tu ancora.
Sì, ce la passiamo, votala come la Champions. Abbiamo una, ce la passiamo. Ecco perché la settimana per erano una. Grandi trasmissioni musicali all'epoca. Tra l'altro il Festival Ba poi è andato avanti un po' di anni, ma anche quello poi alla fine. No, ce n'erano molte, Gianluca. Ce n'erano tante. La cosa bella era e non ci sono più adesso. Non ci sono più, perché probabilmente con i nuovi mezzi puoi vedere tutte quando le novità vuoi, su vari YouTube, piuttosto che insomma i siti. Cioè queste belle rassegne, quindi anche quello voi avete partecipato. No, avete... bello, perché poi conoscevi anche le persone, diciamo, com'erano veramente. Quindi, colleghi. Dietro le quinte. Sì. Esatto. Molto bene. In Italia questo, ma all'estero invece qualche viaggetto, qualche puntatina fuori? Noi siamo andati in Svizzera. No. In Germania. No, siamo stati a fare il disco a Londra. Ah, Londra, sì. Siamo stati a fare il disco a Londra, fra l'altro anche lì, grande sorpresa, perché praticamente il produttore era il fratello del mitico Vangelis Papatanassio. Poi avevamo come programmatore Raphael Preston, che è anche quello che ha curato poi i suoni di Blade Runner, di tutta la colonna sonora. Grandi nomi. Il chitarrista di Paul McCartney, batterista dei Simple Mind e una vecchia gloria del British rock che si chiamava Jack Lancaster ai fiati. Quindi ottimi risultati. Arrivati, no, io tremavo. Infatti ho chiamato il medico, mi è venuta un'influenza istintiva. Fra l'altro il medico, che io ho scambiato per il medico, era invece il chitarrista di Paul McCartney. L'ho visto vestito di nero, presentato con la valigetta. Con la valigetta di cuoio, ho detto, dottore, mi fanno veramente, sono il chitarrista. Cioè lì siamo partiti proprio, no? Dai, simpatici, spontanei come insomma lo siete anche oggi. Quindi io immagino che sia stata un'epoca molto importante e divertente per voi. Assolutamente. Adesso ascoltiamo chi c'è dall'altra parte del telefono prima di procedere con i video. Pronto? Pronto? Ciao, chi sei? Pronto, si sale, sono Pepe. Ti chiami? Pepe. Sì, dimmi. Volevo salutare Mago e Gigi. Ecco. Poi Pepe, sei ciao tu? Pepe. È Pepe che conoscete voi. Ah, ecco. Il mitico montatore di palchi, di stage. Da dove si in chiama? Tutti i concerti importanti l'uomo c'è. Ah. Da dove chiami, Pepe? Da Milano, ah, sei lì, sei... ragazzi, sono di Cinisello, ci vediamo spesso, mi avete allietato molte serate quando ero giovane anch'io come voi. Quando usciamo cantiamo Sailing però, I'm on Sailing, sei con la caraffa in mano, quindi. Ah sì? Sempre con i nostri venerdì al pub. Belle serate al pub con gli Atelier Folie. Va bene, insomma, visto che sei in diretta, se vuoi approfittare del fatto di fare una richiesta musicale, noi Pepe, siamo buttati. Qui. Siamo qui apposta. No, va bene, lascio fare al loro genio perché già... Va bene, allora abbracciare tutti e due. Dai, gli va bene qualsiasi cosa. Va bene. Ok. Grazie Pepe per la telefonata. Vale, Pepe. Ciao. Ciao. Ciao, buona serata, rimani con noi. Grandi rimani palchi. Con noi fino alla fine della trasmissione. Allora, a proposito, poi abbiamo la telefonata. Volevo salutare un amico di Evergreen che si chiama Paolo Pelandi, ma il che salutiamo anche noi. Lo conosce come amico. Pilaio. Ciao Paolo. Ciao perché, Paolo. Facendo questa sera lo speciale 80 con ospiti gli Atelier Folie, ricordo che il primissimo ospite che venne a fare Evergreen richieste speciale 80 fu proprio Pilaion. E quindi ecco, un saluto va anche a te durante questa trasmissione. Grazie, e l'amicizia poi continua anche con Evergreen e con il nostro regista Beppe Barbati. Andiamo sulla linea 2 e sentiamo chi c'è in attesa. Pronto? Sì, ciao. Ciao, chi sei? Sono Marco da Milano. Marco da Milano? Sì. Dimmi Marco. Mi fa piacere vedere e ricordare Disco Ring. Sì. E però volevo così un disco molto bello per me, che è quello di David Bowie, che è Heroes. E tra l'altro vedo che farete lo speciale. Ok. Ah, questo brano. Allora, mi segnalano dalla regia in tempo reale che... questo brano è del 1977, e quindi quello che tu hai richiesto, e noi stiamo facendo lo speciale 80, quindi io ti invito a, insomma, a richiamare. Scegliene un'altra, chiaramente, se riesci in questo momento. Vai, mentre vai siamo più in là nel vai tempo. Più in là di pochi anni. Lanciati, fai un saltino di 3 anni, cambia decade. Va bene, richiamo allora. Dai, pensaci e richiamo. Tanto fino alle 22 ci siamo. Grazie Marco, grazie. Sì, manteniamo questa certo, regola, altrimenti certo, poi si sfora. Poi, 80, cioè, abbiamo dei telespettatori molto attenti. Vedo. E poi... numerosi, attenti e informati.
Sì, e poi ce lo fa durante la settimana. Ma quello ha richiesto un brano del 77, non dovevate farlo. Allora, benissimo, qui abbiamo tante tante richieste musicali. Poi chiedo informazioni alla regia. Andiamo con il video? Sì. Ecco, esatto, abbiamo preparato il nostro teatro. Allora, caro DJ Rago, no, andiamo a ripescare in ordine le nostre telefonate, prima devo trovarlo. Ecco, se ti dico 1980, ha chiamato l'amico Angelo di Milano. Angelo, questa è la tua canzone richiesta, eh? Angelo di Milano, 1980, Joy Division. Cosa possiamo vedere di questo? Chi sono i Joy Division? Direi che è uno dei brani sicuramente più amati e conosciuti, anche diciamo non solo dagli appassionati, mm-hmm. è Love Will Tear Us Apart, che ha fatto anche poi Paul Young. Ecco, questo è un particolare interessante. Quindi, grazie Rago per brano, la tua... brano intenso. Un brano intenso, e allora molto coinvolgente. Mandiamo questo brano proprio per l'amico Angelo di Milano che ce l'ha richiesto poco fa telefonicamente. Joy Division. Eccoci qua, molto attratto dai suoni anche di questo video, perché con i suggerimenti che arrivano anche dagli ospiti di questa sera, gli Atelier Folie, riusciamo così a analizzare i vari suoni, no? Siccome stava la batteria singolarmente, la chitarra, proprio perché soprattutto il nostro uno dei componenti degli Atelier Folie è analizzo, super io analizzo. Analizzi analizzo, proprio le varie tracce. Sì, io riesco a riconoscere il tipo di synth, la batteria, la chitarra, queste particolari. Cos'era quella tastiera? Un Solina. No, sono aspetti molto interessanti di questa cosa. Quindi quando si hanno gli ospiti poi è bello scoprire certi aspetti che non si trovano nemmeno su Wikipedia. Ricordiamoci che poi loro hanno dato seguito a un genere ancora, cioè tutt'oggi esistente, perché sono usciti poi Interpol, White Lies, Editors, che sono sempre linea dei Joy Division, su queste quindi sonorità. Innovativi anche loro. Assolutamente, sì. Nella loro tristezza comunque. Tristezza innovativa. Veramente... Rago, vabbè dai, ti sei lasciato andare in un commento. Beh, ma è vero, no, era voluto. Infatti il popolo dark amava questo tipo di comunicazione che non toccava solo i lati belli quindi della vita. Quindi si sapeva. Beh, insomma, certo. Era così, era voluta. Che bello sto pezzo, com'è triste. Che bello. Tutti vestiti di nero. Vabbè, dai, allora, noi adesso che siamo nel 2012, mm-hmm. andiamo a farci un salto anche su internet e a visitare la nostra pagina di Facebook. Ormai tantissimi sono iscritti a questo social network, chiaramente non è obbligatorio esserlo, qualcuno non lo è nemmeno e vive bene lo stesso. Allora, questa è la nostra pagina e io ci vedo poco fino a... 8447, mi piace, stavo leggendo quello scritto in piccolo, in realtà era scritto in nero anche in grande. Allora, guardate, naturalmente nella versione diario, che può piacere o meno ai nostri telespettatori, e ecco che Evergreen ci ricorda i vari appuntamenti all'interno del suo palinsesto, e noi ogni tanto salta fuori il faccione del Peoz, che saluto perché è sempre presente. Evergreen vi propone un video, così giusto per ricordarvi anche l'appuntamento quotidiano, per esempio Be My Lover, in questo caso, in Evergreen richieste, ma questo è soltanto un esempio. Special David Bowie, ne abbiamo parlato prima la domenica, guardatelo là Beppe che si vede nelle foto di gruppo che noi scattiamo a fine trasmissione, l'abbiamo tagliata però, e lo faremo anche con voi, foto di rito ormai, la foto di rito alle 22 quando si finisce programmazione continua e noi facciamo la nostra foto di rito. Allora, prima di passare ai Pink Floyd, no, a proposito, siccome vedremo i Pink Floyd, cosa dire su questo gruppo? Ce n'è da dire. Ce n'è da dire tanto. Ma dal vostro punto di vista, cioè dagli anni 80 vissuti a Milano? C'era The Wall in quegli anni. Negli anni 80, sì. Però noi arriviamo anche da quelli prima di Pink Floyd, che alla fine hanno... Cioè, Pink Floyd diciamo che è un viaggio infinito, non solo musicale, ma un viaggio d'esperienze. Cioè, un mio amico DJ diceva una cosa che poteva sembrare un'assurdità, ma è vero. Ogni musica è legata purtroppo a delle droghe. Quindi quelli erano gli anni dell'acido lisergico, gli anni delle droghe pesanti. Certo, quindi quando suonavano erano per aria. C'era questo tipo di musica che ti doveva portare oltre le frontiere del suono, ma anche insomma andare veramente in un'altra dimensione. Quindi davvero legata a questi aspetti proprio, la musica. E quindi loro stessi usavano e abusavano. E si sapeva. Certo. Ecco, quindi poi... E si vedeva. No, ti fa andare, superare...
Sicuramente quei confini che comunque sono dannosi, sicuramente. Dal punto di vista della salute. Esatto, però creativamente, anche se, voglio dire, un messaggio chiaro, non è che per essere creativi è necessario fare uso di sostanze. Certo. Cioè, diciamo che in quei tempi andava ha fatto così, parte, diciamo, anche di perché non si sapeva la pericolosità. Esatto, forse anche quello. Mentre invece tecnicamente, tecnicamente parlando, i Pink Floyd hanno fatto in un album che era The Dark Side of the Moon una parte della durata di circa 10 minuti, 15 minuti, quasi una facciata, tutta con un sintetizzatore che fa una frase. Il primo sequencer elettronico, che poi è passato negli anni 80, negli anni 90, ancora oggi si usa, è partito dai Pink Quanti Floyd. Minuti questa? Penso un 15 minuti. 15 minuti. Sì, ma nel filmato si vede lui che dice, bellissimo. L'ho programmato a caso, è venuta sta roba, la teniamo. No, la programmazione è una cosa strana, perché sentendolo ci sono delle note, vedendo la programmazione sono le note di Money, accelerate. Questo l'ho scoperto. Ecco, questo è di Pink Floyd. Pink Floyd, aspetti particolari che saltano fuori, diciamo così, quando si chiacchiera amichevolmente, come dicevamo, ma con un pubblico di esperti come il nostro, che questa sera, davvero, volevo dire, brani tra l'altro poco scontati, mi pare, brani ricercati, mi sembra di aver colto in questa prima quasi ora e mezza di trasmissione, diciamo, niente di scontato, niente di così richieste particolari. No? Particolari, è perché il pubblico è stato formato anche bene, diciamo, dall'archivio della nostra emittente e dei video che propone. Detto questo, abbiamo parlato tanto di Pink Floyd, allora torniamo alla musica. E torniamo alle richieste del nostro pubblico, per esempio Sandro di Grassobbio, che a inizio trasmissione ci ha chiamato, naturalmente come si faceva una volta alla radio, la dedica o comunque un saluto si fa attraverso il mezzo, in questo caso televisivo, e va alle figlie che sono Tamara e Aurora. Quindi papà Sandro ha richiesto per voi Learning to Fly e sono i Pink Floyd. Ecco qui il video. Gran bel pezzo quello che abbiamo appena ascoltato e il video che abbiamo appena visto. Subito direttamente con la telefonata, pronto? Tocca a te. Sono Roberto. Ciao, chi sei? Roberto. Roberto da dove? Novara. Da Novara. Roberto, quanti anni hai? 13 anni. Dimmi tutto, cosa vuoi ascoltare, cosa vuoi vedere stasera? Europe Final Countdown. The Final Countdown? Sì, mitico pezzo, poi vi racconto un aneddoto legato a questo brano. No, grazie Roberto per la tua telefonata, vuoi salutare qualcuno? Sì, mio padre che è all'ospedale. Come si chiama tuo papà? Nicola. Va bene, grazie per la vostra telefonata, speriamo di accontentarti. Ok, arrivederci. Buona serata, ciao. È rispettoso, arrivederci, buonasera. Tutto bene. Dato anche di lei, eh? Sì, è chiaro. Rigoro. 13 anni, insomma. Roberto da Novara, The Final Countdown. Beh, ecco, questo è sempre richiestissima. È stato proprio una numero uno, anche per Evergreen, diciamo. Poi vi spiego meglio se la manderemo in onda, perché già ridono. Allora, dove siamo rimasti? Ah, vi devo dire alcune cose. Innanzitutto ci è arrivata un'email, una curiosità. Perché noi abbiamo ascoltato davvero due brani degli Atelier Folie, abbiamo visto dei videoclip, ma che in realtà sono delle immagini, delle televisive, diciamo, cose recenti, di produzione recente, un montaggio fatto recentemente, ma i veri e propri videoclip di questo gruppo, noi dove li possiamo trovare? Allora, la storia vera dei video di Atelier Folie. Sigla! Ci sono i video, però ormai sono tipo alla ricerca dell'arca perduta, perché nonostante fossero dei bei prodotti, io li usavo quando cercavamo il produttore nuovo piuttosto che la casa discografica nuova. Per cui uno molto bello realizzato con la Central Production, che era molto all'avanguardia negli spot pubblicitari e aveva dato tutto il suo mestiere, l'aveva messo a nostra disposizione, per cui buoni mezzi, assolutamente, girato al Casinò di San Pellegrino dove ha fatto Giulietta degli Spiriti, Fellini fece quel film. In provincia di Bergamo. Esatto. Non ti dico la notte, eravamo da soli in questo Casinò che era chiuso da anni, il minimo rumore, era bello suggestivo, però perso perché lo diedi a Celso Valli,
che poi è stato produttore per delle produzioni disco con noi, mm-hmm. e poi abbiamo perso i contatti. Celso, rilacci i video. Gli Atelier è un caso, ma non siete gli unici, di artisti che a distanza di 20-30 anni addirittura, magari ci sono dei fans sparsi per l'Italia che possiedono, che ne so, un disco piuttosto che un 45-30 il video in questo caso non lo so, però tanti artisti che hanno perso addirittura il loro disco originale non ce l'hanno più, e qualche fan sparso per l'Italia potrebbe capita. Quindi è capitato anche a voi con i videoclip? Cambiando casa discografica, due realizzati e due persi. Però adesso andiamo a cercarli, cerchiamoli, perché Evergreen li vuole trasmettere, li vuole mettere in onda. Li daremo volentieri. Davide Schinaia, che era regista di uno di questi video, ecco, mi raccomando, se ci sei, batti un colpo, che abiti, telefona. Che abiti in zona dove arriva questo emittente. Davide, il video. Lanciamo questo appello, vogliamo che sia anche Evergreen che porti un po' di... E non sarebbe male. Sarebbe bello. Saresti i primi a trasmetterlo. Dai, questo ci piace. Promessa, vi diamo l'esclusiva, ci stiamo già impegnando. Perfetto, dai, esclusiva già, come se fosse già firmata. Allora, detto questo, un altro saluto che volevo fare, se l'amica Sari, si firma Sari di Bergamo, una grande fan di Michael Jackson, che ha mandato un messaggio molto carino prima, quindi ti ringrazio per il tuo messaggio. Benissimo, allora, noi abbiamo già pronto anche il prossimo video, ed è di Joe Cocker. Joe Cocker è un'altra voce cantante. Importante, quindi qui ci concentriamo più che altro sulla sua voce, quindi sulle sue doti canore. È Woman Loves Man e il brano era stato richiesto, era la terza telefonata di questa sera, quindi abbastanza presto, da Paolo Di Crema, ma tutto questo naturalmente dopo la telefonata, perché prima diamo spazio a chi c'è dall'altra parte del telefono, se poi spendono troppo, e quindi noi rispondiamo subito. Pronto? Pronto, buonasera. Questo è un uccellino dall'altra parte. Chi parla? Luisa. Luisa da dove? Da Lodi. Luisa da Lodi, ben trovata Luisa. Grazie. È la prima volta che ci chiama in diretta? Sì, però vedo sempre la trasmissione. Molto bene, questo ci fa molto molto piacere. Allora, come vedi, questa sera non sono solo, si parla di anni 80, è uno speciale, quindi noi vogliamo da te una richiesta relativamente a quegli anni. Ah, io ti seguo anche nel telegiornale tutte le sere. Vabbè, anche nel telegiornale. Luisa, mi fa molto molto piacere questo, grazie, perché so che da Lodi abbiamo tanti telespettatori. Mi fa piacere parlare con te direttamente. Eccomi qua, stiamo proprio parlando. Dicevo, e ne approfitto anche per salutare la nostra redazione lodigiana, che lavora molto sulla città e anche oggi ci ha portato dei servizi molto interessanti sull'arte, sulle ceramiche di Lodi. Tu conoscerai bene la ceramica della tua città. Allora, detto questo, sennò poi mi sgridano perché vado fuori tema, perché Beppe poi si arrabbia, il giornale è una cosa. Torniamo a noi, Luisa, musica, anni 80. Ecco, volevo sentire If You Leave Me Now del Chicago, se è possibile. If You Leave Me Now, ho sentito prima ancora che il nostro assistente di studio mi dicesse no, ho sentito l'urlo di Beppe Barbati, che ha detto 70, quindi noi 70. Sappiamo bene che l'archivio è Beppe, quindi... Allora, Your Song di Elton John? Your Song di Elton John? Siamo anche lì. Insomma, adesso... siamo sempre sui 70, lui sembra quasi, cos'è, un gioco a premio. Cosa? Dai che ce la fai. Scommetti qualcosa. Allora facciamo qualcosa dei Queen. Queen. Eccoli. Dai, innanzitutto, ecco, no, non ti voglio deludere, però abbiamo 20 minuti, ragazzi, 20 minuti ancora in diretta e abbiamo una lista di tante canzoni ancora da ascoltare. Ti mettiamo in lista, come dicevamo prima, quando sei in lista entri. Via. Le faremo sapere. Con una riduzione, tra l'altro. Certo. Altrimenti la soluzione è questa, Luisa, visto che ci segui sempre, sai bene che dal giorno successivo alla diretta le canzoni, i brani che non sono andati stasera vanno automaticamente domani. Ah, certo. Domani nell'ora senza conduttore, quindi un video dopo l'altro e verrai sicuramente messo in scaletta. Ok? Ok, grazie. Luisa, ciao. Chiama ancora, se è per farmi tanti complimenti, chiama tutte le sere. Un bacione, ciao. E grazie per tutto quello che fate di così apprezzabile e bello. Grazie, molto gentile. Ciao, alla prossima. Ciao. Apprezza non soltanto questo programma, quindi anche tutto il resto. Allora, Joe Cocker, dicevamo.
è A Woman Loves Man, una donna che ama un uomo. Insomma, viva l'amore, sì, certo, a volte prima... capita, di solito. Viva l'amore. È primavera, quindi amiamoci un po' di più, eh? Paolo Di Crema, questa è la tua richiesta. Joe Cocker, vai. Oh, questo bel promo ci ricorda che Evergreen compie, anzi, proprio in questo periodo, primavera, 11 anni di trasmissioni e devo anche aggiungere 11 anni di grandi successi, perché è sempre stato in crescendo, sempre più spazio, fino a quando poi è arrivato il canale Evergreen, che trovate sul vostro televisore, sul 274 e per quanto riguarda invece la diretta del giovedì, anche sul 93 e sul 593 in alta definizione. 11 anni di musica, 11 anni di un programma televisivo fortunato che nel tempo si è arricchito di un vasto archivio di videoclip che adesso sono tutti archiviati, preziosissimi e invidiati. Oh sì, sì. E invidiati e come anche? Da tante anche televisioni tematiche che sono sorte nell'ultimo periodo, che addirittura hanno chiesto informazioni, eccetera, sul nostro archivio, oppure anche, ahimè, guardando il televisore, sai che adesso con questo digitale terrestre, col telecomando, ti fai un giro di 1000 canali, certo, che non finisce ah, più. Sì, certo. Però dipende dai gusti, perché io, che sono un grande appassionato, riesco ad affrontare i 999, se non oltre, perché per il gusto di vedere, altri si fermano prima. Però anche tra questi canali ci sono delle brutte copie, sì, del nostro programma, mamma mia, brutte, si vedono di quelle cose, ragazzi. Mi raccomando, in alto a destra c'è un cerchiolino giallo con scritto Evergreen in verde, siamo noi. Il cerchio è un cerchio vero, non è un ovale, quindi non confondetevi anche con altri canali. Mi raccomando, siamo noi. C'è scritto ovunque, su TRS c'è Evergreen, ci trovate solo qui, come dice il nostro promo. La vera musica la trovi solo qui. Ed è vero, se lo confermano anche sempre i verdi. Ospiti. Sempre verdi, Evergreen. Sempre attuale. Sempre, esatto, verdi. Detto questo, piccola parentesi, perché stiamo organizzando per gli 11 anni una festa. Chiaramente grande un party, fiesta. Una fiesta, e lo faremo in un locale. Adesso, io non posso anticipare niente. Io, figurati. Mi raccomando. Se volete. Mi no, raccomando, non posso neanche mi raccomando. Io. So soltanto che dobbiamo segnare sul nostro calendario verso la fine di aprile. Quindi abbiamo un mesetto abbondante per pensarci. Ancora, amici, tenetevi liberi. Preparatevi. E io non vi posso anticipare niente. Però ci sarà una festa e la cosa fondamentale è che ci saranno le nostre telecamere che riprenderanno parte di questa festa e il giovedì successivo ne parleremo in studio e faremo vedere anche interviste, momenti di festa girati proprio in quel locale che attualmente non vi posso anticipare. Ci sarete? Ci saremo. Ecco, no, perché prima, certo, quando andava al promo e gli Atelier Folie hanno detto andiamo alla festa di Evergreen e portiamo un nostro pezzo. Certo, facciamo una suonata. Lo vediamo l'ora. Dai, questo ci fa piacere. L'ambiente è giusto. In realtà caro, noi vorremmo radunare tutti gli ospiti. L'idea di fondo sarebbe anche questa, sarebbe radunare male gli ospiti che sono passati di qui in questa stagione televisiva, che volge tra l'altro verso il finale, perché poi con la primavera anche le TV cambiano i loro palinsesti. Allora, detto questo, vogliamo dare una svolta a questa, musicalmente parlando, no? Perché ci stavamo rilassando un po', perché gli anni 80 negli sono anni anche, 80 ci sono anche rock, chitarre, chitarrate, certo, chitarristi. Quindi, molto particolari. In attesa che il figlio così prenda la chitarra, Gregorio, che ha chiamato prima, prenda la chitarra, e noi cominciamo a ascoltarci questo video che è richiesto da Mattia di Bergamo, che ha 15 anni. Ed è un grandissimo fan di Evergreen, ci suggerisce poi sulla bacheca, utilizza molto Facebook e ci propone sempre tanti video. Quindi, accontentato stasera, arrivano gli AC/DC con Hell's Bells. Ci scateniamo un po'? Dai. Le campane dell'inferno. Vai con le campane dell'inferno. Dispiace dover tagliare anche questi grandi successi, eccetera. Buono, però il tempo vola e l'orologio così ci porta verso le 22. È stata un'interruzione clamorosa. Clamorosa, bravissimo, così salutiamo anche l'amico di Pavia. Allora, i nostri telespettatori lo sanno, voi lo sapete, chiudiamo su un video richiesto dagli ospiti stessi e quindi con questo video poi ci salutiamo. Perfetto. E io non sto a chiedervi, fatevi sentire,
fatevi rivedere, vi aspettiamo col video. Se trovate il video sarebbe un grande successo. Oppure con nuove produzioni, nuove idee, certo. Perché so che siete sempre al lavoro. Sì, benissimo, sì. No, è sempre un piacere comunque questo venire da voi. Ok, vi ringrazio. Allora, a voi, naturalmente, per i telespettatori, la prossima settimana, giovedì in diretta dalle 20 alle 22, torna il DJ Corner, quindi con ospiti in studio. A voi l'annuncio dell'ultimo brano. Come lo lanciamo radiofonicamente? Dai, va bene, vai. New Order. Blue Monday. Ciao. Ciao. Uh-huh. Ciao.